Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Gris75, siamo qui per uno svuota la spesa del Carrefour. Ragazze belle, buon lunedì, è mezzogiorno. Mamma mia ragazze, ieri proprio con quel cambio dell'ora, quanti casini che ho fatto. Aspetta che mi sistemo i capelli perché sono andata a fare la spesa, sono arrivata che ero conciata da buttare via e dunque ho dovuto cambiarmi e adesso mi leggo i capelli. Iniziamo lo svuota la spesa della settimana. Ragazze belle, qua diluvia anche oggi. Piove sempre. Ormai ci stiamo abituando perché siamo nel periodo delle piogge, si vede. Sì, proprio autunnale, niente da dire. Beh, per fin bello, devo essere sincera. Oggi devo andare ancora anche in farmacia, però va bene lo stesso. Iniziamo. Allora, c'è un sacco di roba. Tra l'altro, oggi Matti è stato a casa perché non stava tanto bene. Gli girava la testa, non stava bene. Allora è stato a casa. Poi domani invece va, almeno se non gli viene febbre o roba varia, va perché c'è una verifica. Carta igienica, che poi telefonerò alla Pelosetta se ha tempo, ma in uno di questi giorni o di questa settimana o la prossima, per portarmi a prendere qualcosa di queste cose qua, più che altro proprio carta igienica, quelle cose lì. Adesso iniziamo con questa borsa. Mamma mia che peso! Allora, tiro fuori, poi pian piano sistemo. Allora, il riso, quello del Carnaroli, che voglio farglielo bollire, così poi Matteo quando arriva, se non, si prende la quantità che gli serve, se lo riscalda lo mangia, così almeno anche per non far sempre pasta, ecco. Poi ho preso le zucchine, no, i broccoli che gli piacciono tantissimo, voglio provarglieli a far assaggiare anche col riso. Poi mi sono preso un sacchettone di mele rosse, quelle normalissime, mele di montagna, dice. Che a me piacciono un sacco, ieri me le sono fatte bollite, erano veramente buone. Poi le banane, lo yogurt, quello per me, il naturale. E invece a Matteo gli ho preso quello greco e quello zero, così almeno mangia quello insieme al miele, che ho preso i mille fiori, che lo uso sia per me che per lui, perché anche lui vuole mangiarlo io a colazione. Poi ho preso dei pomodorini per fare la pasta con i gamberetti, 1 litro di latte normale. Guarda che tiro fuori queste cosine. Arrivo, eh. Mamma mia, come mi sono conciata. Le borse sono tutte conciate a buttare via. Dopo le lavo. Burro, perché l'ho finito ieri, ne ho proprio preso uno piccolino. Questi dopo che vi faccio vedere. Poi gli ho preso i suoi soliti semini, come li chiamo io. 2 con lenticchie e peperoncino. Una con ceci, semi di zucca. E l'altro invece con fave, lenticchie, pomodoro e olive. Questi quattro qua. Che questi invece li mangerà Mirinda. Iniziamo a mettere via queste cose, va ragazzi. Sto fine settimana non sono andata. Allora, sono andata sabato sera a mangiare insieme alla Fabiana e ci siamo divertite tantissimo. Siamo andate in un ristorante, abbiamo deciso che una volta ogni tanto usciamo a cena e andiamo ogni volta in un ristorante diverso, perché a me piace tantissimo assaggiare le cose nuove, cioè andare nei ristoranti nuovi per assaggiare. E allora abbiamo deciso così, magari una volta al mese, quando vediamo come riusciamo, in base a lei, in base anche a me. Ed è stata proprio una bella serata. Siamo usciti alle 7:30. Matteo e la Vale erano qua a cena, hanno mangiato qua insieme. E noi due siamo uscite e è stata una bella serata. Ma alle 10:30 eravamo a casa. 10:30, 11:15, quell'orario lì eravamo a casa. Poi siamo postate qua abbiamo chiacchierato. Bello, 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 bello. Sono belle quelle serate così, un po' tranquille. Abbiamo preso un antipasto, un tagliere in due e poi lei un tipo di carne e io un altro tipo. Veramente, veramente buona. Poi c'erano i dolci. Io ho preso il tris, quello proprio suo di loro. Mamma ragazzi, è buonissimo, buonissimo, buonissimo. Ma andiamo avanti con le borse.
Allora, mi ha detto, Mattino, che vuoi mangiare più carne e pesce e meno pasta. Però non è che si può mangiare solo carne e pesce, perché sennò qua devo fare un mucchio solo per comprarla. Allora, ho preso, vabbè, il salmone, perché tanto domani sera abbiamo il salmone, ma ne ho presi tre, perché così se vuole uno ce l'ha in più. Poi gli ho preso il petto di pollo, e lui se lo, adesso questo io glielo divido, non lo metto nel congelatore, glielo divido a porzioni e lui così si prende solo quello che gli serve. Poi ho preso il filetto di branzino, ne ho preso due confezioni, così se vuole si può mangiare anche il branzino, lo scamone, anche qui così c'ha questo, e gli hamburger. Poi cioè, ci sarà delle volte che mangeremo insieme, delle volte mangerà da solo. Questa invece è la zucca, l'ho presa per domani, perché lui domani sera, Matteo, vuole fare degli gnocchi con la zucca. E allora ho iniziato già a prenderla, perché ho detto, Mari, poi domani non la troviamo più. Poi ho preso 4 pomodori di quelli tondi per l'insalata e basta questa borsa, ok, mettiamo via. Poi dopo chiedo a lui cosa vuole mangiare stasera. Adesso io inizio a metterli dentro, tranne questo che lo lascio qua, che poi lo divido, ma questa roba la metto via. Poi in base a quello che decide che vuol mangiare, mangeremo. I funghi non li ho ancora fatti, adesso questi magari li faccio, non è che li faccio domani, vediamo. Eccoci qua, pomodori li metto qua, che li mangio stasera. Allora, ragazzi miei, quanti pensieri, quante cose. Allora, inizio. Aspettate che tiro fuori i mirtilli con molta delicatezza, con molta delicatezza i mirtilli. Eccoli salvi, li abbiamo salvati. E i cachi, del signore dei cachi, ne ho presi 4. 4 cachi, 2 di mirtilli. Mi sembra che sono una decina di zucchine, che poi io quelle le faccio già, poi dopo le divido in porzioni. Poi il ginseng, perché questo non può mai mancare. Questo lo faccio vedere dopo. I triangolini, ho preso sempre questi, che così li mangiamo al posto del pane. Questi, dato che tiro fuori tutta questa roba, mamma mia. Ho dovuto coprire con un'altra borsa per non far entrare dentro l'acqua nelle borse. Però dovevo andare per forza perché avevo il frigorifero vuoto, ma anche gli armadi, era tutto vuoto. Allora ho preso di nuovo le clementine, che erano veramente buone, devo essere sincera, erano buone. Pensavo di no, ho detto, mi sa che non sono buone. I cacchi ve li ho fatti vedere. I mirtilli anche, ve li faccio vedere, tre agolini anche, ho preso le uova, 4 uova, 2 di queste che saranno, ah eccola qua, scatola, che sono a porzioni, c'è dentro 3 fette ogni porzione, dunque perfetta ragazze. Poi ho preso 3 mozzarelle, perché ha detto che magari un giorno a pranzo si fa l'insalata con la mozzarella, benissimo. Poi ho preso una bottiglia d'olio, perché quell'altra l'abbiamo iniziata. Allora, di solito quando inizio ne prendo già un altro, così sono tranquilla. Inizio a mettere via queste cosine qua, così non rimangono in giro. Pallina è qui che dorme, Jay è di là in sala che dorme. Dormono tutti e due, come dei ghiri. Questo tempaccio è lei, è stata via di nuovo 2 giorni, Pallina. È inutile, è terrorizzata da quella nevata, che adesso poi non viene giù. Tra l'altro, questi giorni che piove così non si fa neanche sentire, se no di solito quando io esco, tac, la sento, miau! E allora poi vado poi su a salutarla. Voilà, anche questo è fatto. Questa via. Queste. Io le uova le metto nel frigorifero, perché quando le prendo fresche, me le danno fresche su farmacia, le lascio fuori, però quando le prendo care food preferisco metterle via, non si sa mai, va. Sono più tranquilla anch'io. Questa qua la mettiamo di là e siamo di nuovo a buon punto, è l'ultima borsa, poi vi dico anche il totale, eh.
tiro fuori tutto. E anche qua c'è due cosine che ho preso, che non ho mai preso. Si può vedere dopo. Questa, questa. Oh, e le borse sono vuote. Allora, totale speso. Tra l'altro ho mandato dei grattini, poi li guarderò dopo con calma con Mati. Allora, ho speso 182 euro. Non è che è quella la cifra, non si spende mai di meno, mai mai. I bigliettini, vediamo un po' qua. No, questo non mi serve, lo zucchero così, questo neanche, e neanche questo. Questo è il mio bigliettino, questi dopo li guardo. Allora, vi faccio vedere le ultime cose. Ho preso i biscotti per i gatti, i biscottini per i gatti, ne ho presi 4. Allora, 2 col tacchino, 1 col pollo e un altro pollo, 4, così li mettiamo via. Poi ho preso una confezione di peperoni che sono tornati, allora ho detto li prendo, che così se Marco una sera li vuol fare lui se ne può fare. Il filetto di orata, questo per me, penso che lo mangerò stasera. L'insalatina. Poi ho preso un altro di caffè, questo qua normale, espresso. 1 litro di latte di mandorle. Un pezzo di grana. Poi ho preso questa tisana che non l'ho mai vista, ciliegia e mandorla, così per assaggiare. Poi anche alla Vale piacciono tantissimo le tisane. Allora, poi ho preso le caramelle, perché adesso le cicche cerco di non mangiarle, preferisco mangiare le caramelline. Uno, perché la tengo in bocca e dura di più, e perché poi le cicche secondo me a lungo andare fanno male. Allora, ho preso i fiori di sambuco. E queste qua invece è erbe bio con miele. Queste due qua. Io me ne metto 2 o 3 nella borsa o nel marsupio, e così per andare a lavorare. Adesso metto via, poi vi faccio vedere l'ultima cosina che ho preso. Ne ho presi 2 perché sono 2 ormai, qua i bambini sono 2 in questa casa. E poi da mettergli lì dentro, poi ci sarà un'altra cosa a parte, ma da mettergli lì dentro ne ho presi questi qui, così lo faccio io, che costa molto meno. Così, così, gliene metto uno per giorno e questi qua. Gliene metto uno per giorno, uno per uno e buono. I miei 2 piccolini. E basta ragazzi, adesso metto via queste 9, preparo pranzo, che poi devo andare in farmacia. Vi voglio un sacco di bene, adesso carico subito il video e ci vediamo la prossima settimana. Vabbè, ci vediamo mercoledì per la live, e che tra l'altro è il 1° di novembre, però penso di riuscire a farla se proprio succede qualcosa. Al massimo, se non mi vedete, sapete che magari, che ne so, abbiamo fatto qualcosa col Mate e la Vale. Boh. Vi voglio bene, ciao.